Possiamo solo vedere i reperti, ma non potremo analizzarli perché la Corte di Cassazione ha deciso così. Valuteremo il da farsi a mente lucida. Per adesso è prematuro. Ragioneremo sulla nostra strategia solo dopo aver visto le prove del caso. Così parlavano Claudio Salvagni e Paolo Camporini, gli avvocati di Massimo Giuseppe Bossetti, quando i giudici fissarono per il 13 maggio l'udienza davanti alla Corte d'Assise di Bergamo per la visione dei reperti del caso Iara. Bossetti è tristemente noto come il muratore, oggi 53enne, condannato all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Iara Gambirasio. Finalmente, il giorno tanto atteso è arrivato. Gli avvocati hanno potuto esaminare da vicino tutti i reperti che hanno portato alla condanna definitiva del muratore di Mapello. Come stabilito dalla Corte di Cassazione dopo un lungo susseguirsi di verdetti, bocciature e ricorsi, si è trattato di una semplice ricognizione e non di un vero e proprio esame. Da una parte c'era la difesa che avrebbe voluto mettere mano ai reperti, dall'altra i giudici che, dopo vari rifiuti, hanno concesso ai legali di vedere il materiale senza maneggiarlo. Tra questi reperti ci sono i vestiti della piccola Iara e i residui di DNA che hanno incastrato il carpentiere bergamasco. Il materiale è conservato nell'ufficio reperti del Tribunale di Bergamo. Per ora l'esito di questa ricognizione resta riservato e si saprà qualcosa di più nei prossimi giorni. È però molto probabile che, nonostante non sia possibile svolgere nuovi esami sul materiale, la difesa tenterà comunque di smontare la prova regina del DNA per arrivare alla revisione del processo. Gli avvocati ci stanno lavorando da anni, cercando di dimostrare che il DNA isolato sugli slip e sui leggings della povera Iara, trovato in corrispondenza di alcuni tagli inferti con un coltello, non appartiene a Bossetti. Facciamo un passo indietro. Iara scomparve alle 18:35 del 26 novembre 2010, appena uscita dalla palestra di Brembate di Sopra, la sua città bergamasca, dove viveva con la famiglia. Dopo 3 mesi di ricerche disperate, il suo corpo straziato fu ritrovato in un campo di Chignolo d'Isola, a 8 km di distanza. La giovane ginnasta era stata brutalmente torturata, uccisa e abbandonata al freddo e al gelo. Sugli slip e sui leggings della vittima fu rinvenuta la firma del suo assassino, materiale biologico. Questa traccia genetica maschile sconosciuta fu analizzata nei migliori laboratori italiani fino a identificare il proprietario del DNA, Massimo Bossetti, sposato e padre di 3 figli. Il suo arresto, avvenuto il 16 giugno 2014 durante un'operazione su un cantiere edile a Seriate, ha fatto scalpore in tutto il mondo. Bossetti ha costantemente sostenuto la sua innocenza, ma dopo 3 gradi di giudizio è stato condannato all'ergastolo senza possibilità di appello, basandosi principalmente sul DNA. La famigerata traccia 31G20 è stata sottoposta a numerosi esami che hanno costantemente confermato l'appartenenza a Bossetti. La probabilità che un'altra persona abbia lo stesso profilo genetico è di 1 su 3 miliardi. Ma ci sono stati altri indizi contro di lui, tutti consistenti e concordanti. Nonostante la sua condanna, Bossetti continua a lottare per dimostrare la sua presunta innocenza dal carcere di Bollate, a Milano, chiedendo il riesame della traccia genetica incriminata. Questa richiesta è stata respinta dai giudici almeno una decina di volte, con l'ultima sentenza risalente a pochi mesi fa. Nel frattempo, la difesa ha finalmente avuto accesso ai reperti, sebbene in condizioni precarie. Gli avvocati Salvagni e Camporini hanno accusato Letizia Ruggeri, presente in aula, di avere conservato male i reperti e l'hanno indagata per frode processuale, anche se l'indagine non ha ancora portato a risultati conclusivi. Nel frattempo, il destino di Bossetti rimane incerto.